Allora, ci accomodiamo, eccoci, grazie, facciamo un applauso a tutti, anche quelli che sono lì ancora a rifocillarsi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Beh, avete consumato. Questa mattina volevo ringraziare Carmine, naturalmente, qui a Villa Diamante, per averci ospitato nella nostra presentazione ufficiale della conferenza stampa di Ragazza Weekend Dance, giunto alla sua 8ª edizione. Quindi facciamo un applauso a Villa Diamante per questa terrazza fantastica che tutto il mondo ci invidia. Grazie sempre per l'ospitalità. 8ª edizione naturalmente del nostro concorso, sono passati 8 anni, ci siamo divertiti, le ragazze anche e soprattutto, per cercare poi di trovare quegli sbocchi occupazionali nel mondo della moda, dello spettacolo, della televisione. Noi ci mettiamo sempre il meglio, ma anche loro anno dopo anno cerchiamo sempre e siamo contenti, perché il casting delle ragazze e le iscrizioni, che sono gratuite, ogni anno aumentano sempre di più. Farei un applauso anche a Stefano Piacenti, mio figlio, che è il patron, non lo vedo ma comunque è da queste parti, è lì. E ringraziare naturalmente i nostri partner che sostengono questa manifestazione, grazie a loro chiaramente che ci danno la possibilità di poter realizzare questo nostro viaggio itinerante nei siti più belli della nostra regione. Sono MSC Crociere, Ache, Birent, Jumbo e Prezioso Casa. Un applauso ai nostri main sponsor, quelli istituzionali, che poi vanno ad associarci agli official, ai social, naturalmente con Euronics, Ubu Tufano, Vapa, Officine Ottiche, Group Vima Clima, LTN SRL e Biscottificio Pezzullo. Anche a loro un applauso. Centro di formazione professionale Assofram, del dottor Raffaele Pagani, che da anni ci segue nella nostra manifestazione, Officina Napoletana, Aletta Stand, GoFood e tutta la comunicazione con il Roma, Weekend Dance, Radio Marte e Radio Marte 2. Quindi ancora un applauso alla comunicazione dei media che ci affiancano anche quest'anno. Io ho tanti amici naturalmente che ci seguono sempre, comincerei con il professor Severino Nappi. Buongiorno, microfono a te Severino, l'applauso dei nostri amici, grazie per essere stato con noi. No, veramente, grazie a voi. Un po' di volume. Grazie a voi, in bocca al lupo, complimenti come sempre. Io credo che sia una bellissima iniziativa, è una vicenda meravigliosa che accompagna da tanti anni, il segno della capacità di Dino e di Stefano di essere al passo coi tempi, di migliorare sempre e di puntare sui giovani. Lo dicono sempre tanti, qui si fa. No, noi ti ringraziamo perché, oltre ad essere un serio e bravo professionista, sei stato e sei sempre vicino ai giovani, quindi per me sei un portafortuna che tu ci affianchi in ogni edizione. Questo è l'8º anno consecutivo che stai con noi, quindi è un nostro punto di riferimento che tu ci sia sempre vicino, quindi ogni volta aspettati sempre la telefonatina nelle tappe più belle ma anche alla finale. Grazie, l'applauso anche al professor Severino Nappi. Nostro fiore all'occhiello, parliamo di MSC Crociere, insomma un nome importante mondiale con tutte le sue navi. Ce ne parla Francesco Manco, buongiorno. Buongiorno a voi. Beh, siamo arrivati all'8º anno, no? come raccontava Dino. E noi l'abbiamo appoggiato fin dal primo giorno, l'ho detto anche l'anno scorso, ma l'ho detto fin dal primo anno. E la cosa bella di questo evento appunto è che si dà la possibilità dei giovani di guadagnarsi un posto nel mondo dello spettacolo, tra virgolette, ma più che altro permette di realizzare un sogno che è quello appunto di vincere questo concorso. Ma la cosa più bella è che alla vincitrice di questo concorso daremo una crociera a bordo di una delle nostre 14 navi, una crociera nel Mediterraneo per la durata di una settimana. A parte questo, comunque, tutto questo è stato possibile sempre grazie all'impegno e alla capacità che hanno avuto Dino e Stefano, che tra l'altro sono impegnati in tantissime altre cose, non soltanto in questo. Quindi gli faccio un grande augurio e spero che Ragazza Weekend Dance abbia altrettante edizioni quanto saranno le 10 navi che noi costruiremo da qui al 2026. Grazie. Applauso a Francesco. E naturalmente volevo ricordare che il 9 di giugno nella città di Genova ci sarà il varo della nuovissima nave MSC Sea View, che è la gemella della Seaside che abbiamo inaugurato l'anno scorso a Trieste, quindi saremo a bordo anche noi con le telecamere di Weekend Dance per il servizio. E lunedì 25 di giugno, invito ufficialmente il prof Severino Nappi, faremo una tappa a mezzogiorno e saremo i primi
al mondo a fare un concorso di bellezza sulla nuova nave MSC Sicilia. Quindi annotalo in agenda, 25 giugno, lunedì sarai con noi. Un applauso a Maria Carillo adesso, parliamo di moda, parliamo di Ache, secondo anno con noi, grazie. Sì, grazie a te Dino, è sempre un piacere stare insieme ed è importante proprio che il tuo concorso rappresenti proprio diciamo la possibilità che si può dare a qualsiasi ragazza di raggiungere appunto il proprio sogno, e quindi per me è un onore stare qui con te, ci saremo sempre, ogni volta che tu lo vorrai. Grazie. Noi ti ringraziamo e chiaramente in tutte le tappe presenteremo la moda, i colori, i costumi, il casual, l'elegante, e poi naturalmente la finalissima che si terrà il 13-14 ottobre al Teatro Mediterraneo, mostra d'oltremare, la vincitrice avrà come omaggio un outfit a che. Applauso a Maria Carillo, grazie. Parliamo di un'altra eccellenza napoletana, oramai ramificata in tutta Italia, parliamo di Birent, ne parliamo con Giosella Nannolo. Buongiorno, applauso a Giosella e benvenuta con noi. Buongiorno, grazie a tutti. Ecco, vedi, io ti volevo spiegare oggi il motivo per il quale per l'ottavo anno consecutivo Birent investe su manifestazioni come queste organizzate da te e da Dino. È un investimento sul territorio e per le risorse del territorio. L'augurio chiaramente è quello di partire dal basso, se vogliamo, e quindi cominciare appunto la scalata verso, chi può dirlo, un successo, perché no, nazionale. Voi siete ramificati un po' in tutti gli aeroporti e non solo, delle principali città italiane, isole comprese, no? Assolutamente sì, fiore all'occhiello soprattutto in questo periodo di estivo è sicuramente la stazione di noleggio che abbiamo aperto l'anno scorso ad Olbia, l'ultima apertura invece quella sotto la stazione di Bologna Centrale, quindi cominciamo comunque a riuscire a collegare con estrema facilità appunto il nord, il sud e anche appunto le isole. Grazie, l'applauso a Birent, un'altra eccellenza napoletana importante. Solitamente sia voi sia il Jumbo, parleremo adesso con Tiziano Altamura, che MSC Crociere, siete anche main sponsor di Football Leader che si conclude settimana prossima, quindi siete sempre presenti in tutte le belle manifestazioni nazionali. È proprio a conferma di quello che ti dicevo prima, quindi ecco, come dire, investire sul territorio e poi giustamente come dire spaziare anche, esatto, dal punto di vista, sì, nazionale. Grazie a te, e parliamo naturalmente con dottor Tiziano Altamura in rappresentanza del centro commerciale Jumbo 1 Trento La Ducente in provincia di Caserta. Applauso, grazie anche della vostra presenza. Il Jumbo, caro Tiziano, ci segue dalla prima edizione, quindi questo ci fa veramente molto piacere che ci siate sempre vicino. Grazie a voi che ci permettete di stare vicino ai giovani, e questo investimento è proprio rivolto al territorio e quindi voi siete il mezzo che ci permettete di raggiungere i giovani, la cultura, la moda, e quindi vi ringraziamo e vi supportiamo. Anche perché il Jumbo 1 è un polo commerciale del Lago Aversano che ha tantissimi clienti, numeri 30.000, 40.000, 50.000, quindi è un punto nevralgico che racchiude anche altri paesi vicini, no? Certamente, noi raggruppiamo più che altro, siamo la piazza di tre paesi che confinano proprio col Jumbo, e svolgiamo un'azione anche culturale cercando di coinvolgere le persone del posto, e per questo motivo supportiamo tutte queste tipologie di manifestazioni, insomma. Anche voi sponsor di Football Leader, chiaramente salutiamo anche la direzione artistica del signor Luigi Cretentino e l'amministratore unico dottor Salvatore Scarpa, per motivi non è potuto stare con noi questa mattina, e avete proprio ricevuto qualche giorno fa un premio importante, una targa di riconoscimento per il lavoro che il Jumbo sta facendo in questo periodo. Certo, il Jumbo è una realtà confiscata, per cui noi stiamo cercando di portare avanti diciamo il lavoro, un certo lavoro per promuovere chiaramente quello che è la legalità, sotto legalità, tutti i punti di vista e sotto tutte le forme. Complimenti, grazie al dottor Tiziano Altamura e al Jumbo, grande applauso. Stefano Piacenti, raggiungimi. Naturalmente vedo anche molte persone che saluto Diego Sanchez, dove sei? Benvenuto, grazie fratello, un applauso a Diego, il nostro attore di teatro e non solo, una voce favolosa, non ti faccio cantare perché è una bellissima giornata, no, c'è una voce bella, ma non è il caso. Signor, facciamo un applauso al patron Piacenti, ecco, gli diamo il microfono. Intanto, prima di passare la parola a lui, volevo ricordare
le nostre tappe, ringraziare Villa Diamante, naturalmente la persona di Carmine e Mary per l'ospitalità che ci dà sempre. Noi saremo in una delle tappe il 15 di giugno, venerdì, proprio a Villa Diamante, e sarà l'occasione dove loro faranno anche la festa del loro concept. Sarà una serata nella serata, chiaramente nel Green Garden giù a Villa Diamante, e poi saremo naturalmente come prima tappa al centro commerciale Neapolis il 10 giugno a Napoli via Argine, saremo sulla nave Sea View, come ho ricordato prima, il 25 di giugno lunedì a mezzogiorno, saremo con grande gioia e grande invito dal nostro amico fratello Guido Lembo per la prima volta alla taverna Anime Core domenica 8 luglio con Ragazzi Weekend Dance, saremo alla tenuta Tambaro il 14, molto bella, a Napoli, e poi all'Officina Napoletana a fine luglio, saremo anche al Jumbo in una tappa del Summer Festival. Insomma, tutto è pronto per iniziare. Patron, faccia lei i saluti e quello che vuole. Già hai detto tutto, quindi ringraziamo solo tutti i nostri sponsor che credono sempre fortunatamente in questa operazione, tanti amici che intervengono sempre, e quindi buon appetito, così continuiamo con quello che stavamo facendo prima. Adesso non mangia nessuno, come mai? Nancy Danna, un applauso a te, la nostra coreografa e scenografa che cura le ragazze, la Sonia Grisci che è arrivato col fuso orario puntuale come sempre, Officina Ottica Group, Vima Clima con Jessica Moccia, insomma tutti quanti voi, ricordiamo ancora MSC, Akebi, Rent, Giambo, Prezioso Casa, Euronic, Goccino Caffarelli, eccolo qua del gruppo Caffarelli, Euronic, Gruppo Tufano, Vapa, Officina Ottica Group, Vima Clima, LTM SRL, Pezzullo, Biscottificio Francesco che è con noi, Asso from Scuola di Formazione Professionale, la signora Carillo Maria che ci lascia con la chema, ci rivedremo quanto prima, Radio Marte, Radio Marte 2, Weekend Dance Magazine e la comunicazione. Ricordiamo anche che il dottor Pagano festeggia i 20 anni di Asso from e saremo noi di Weekend Dance a partire. Va bene? Grazie a tutti, buona giornata.